del 1938, l'Ebrei di Roma, curata da Yael Kalof e la Elia Tuaf. Sentiamo la mia prova. Una mostra per non dimenticare e acquisire consapevolezza, quella inaugurata al Museo Ebraico di Roma, Italiani di razza ebraica, le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei di Roma. L'impatto sulle persone fu terribile e fu forse il segno che il Regno d'Italia, come si era costituito, era arrivato al culmine delle sue contraddizioni. La mostra, curata da Yael Kalof e Lia Toaf, evidenzia, attraverso un percorso espositivo, gli aspetti che hanno preceduto e poi portato alla realizzazione delle leggi razziali nel 1938, che escluse di fatto la comunità ebraica dalla società. Il percorso cronologico è intervallato da piccoli focus biografici, quindi ci sono alcune situazioni di alcune famiglie o alcuni personaggi che subiscono le leggi razziali, che sono personaggi comuni di tutti i tipi, di diversa religiosità, di diversa provenienza sociale. La scelta espositiva è soprattutto didattica per far conoscere i diritti e le libertà acquisite dagli ebrei italiani nel Regno d'Italia e comprendere appieno ciò che poi avrebbero perso. Rispetto a questi toni, a questi linguaggi, che dobbiamo quindi sempre fare attenzione per impedire che poi si riprofugano discriminazioni o di come fu appunto nell'epoca. Per lo sport.